grazie per qui. Intanto ringrazio Armando per diciamo, il coraggio che ha avuto, e cioè ha scritto delle cose che in questo momento possono consentirci di discutere di quelle cose. Ed è importante perché dalle nostre parti di queste cose non si discute mai. Aggiungo che non sono assolutamente d'accordo su niente con quello che ha detto Pasquale, sul libro di Armando, e poi lo dico subito perché, perché secondo me il libro di Armando è un esempio di come tutti dovrebbero esprimere un'opinione critica sul cinema e sulla televisione, punto, stop. E questo è l'insegnamento che ci viene dato. Tutto il resto è complicazione, ecco, la semplificazione massima del libro di Armando è: cari ragazzi, la televisione e il cinema e questa roba qui, discutiamone, io ho queste opinioni, confrontiamoci, ok? E per tornare, posso non essere d'accordo con te, posso? Ora rispondo alla domanda di Peppino. Ma guarda, c'è un problema. Se mio figlio dalla scuola materna fino alle medie non ha imparato nulla di cinematografia, di televisione, di educazione d'immagine, sarà un imbecille quando avrà a che fare con il film, ok? Quando avrà a che fare con una trasmissione televisiva, perché non è educato all'opinione critica su questo versante. E il tema vero è questo. Ora, io vedo in televisione qualche giorno fa, qualche settimana fa, anche lo sciopero degli amici tuoi critici, dei produttori cinematografici, degli attori, degli sceneggiatori, che protestano perché il governo taglia. Ok. Va bene, io sono tra quelli che, no? Tra quelli che dicono: attenzione ragazzi, non bisogna tagliare la cultura. Però attenzione ragazzi, non bisogna tagliare la cultura nella produzione, ma attenzione, non bisogna tagliarla neanche nel consumo, perché il problema è anche lì. Cioè è inutile che Lidia tiene il cinema, teatro, e poi non ci va nessuno. È inutile che noi incentiviamo la produzione, poi la produzione si colloca nella sua sala cinematografica, ma nessuno ci può andare, perché non c'è i soldi per andarci. Ma non è, scusi, aspetta che poi ci arriviamo. Ma non tanto questo, attenzione. Non tanto perché non hai i 7 euro, gli 8, gli 12, non lo so. Molto più. Meno, mi chiedo. Non lo so più, Lidia, perché non ci vengo più, e lo sai benissimo. Ma non ci capiscono un tubo di quello che vanno a vedere lì da te. E lì da te, cioè nel grande schermo, avvedendo da te, ci va chi ha un'educazione al cinema. Ora il problema qual è? È che noi non diamo un'educazione all'immagine e alla critica televisiva, alle materne e alle elementari e alle medie, punto, lascia perdere le superiori, le università, stronzate. Se non educhiamo questi ragazzi al cinema, all'immagine, alla critica, perché tu scrivi, c'è questa trasmissione che fa schifo, ok, lo dici tu. Non proprio, non proprio. Ma lo dici, nel senso che tu sei un critico, tu hai gli elementi e hai gli strumenti, ma gli altri non ce l'hanno lo strumento.
non avendo gli strumenti per dire è stata questa trasmissione televisiva, fa schifo, la responsabilità di chi è di chi produce quel programma o di chi non educa a discernere, quindi a distinguere e a dire ah, sai che c'è, ma va fatta forte, io non ti vedo perché mi fai schifo. Ok? Ora, il problema vero è qui, sul fronte del consumo, non sul fronte della produzione, ma anche sul fronte della produzione, perché bisognerebbe incentivare i consumi nobili. Il consumo del cinema è un consumo nobile, il consumo del teatro è un consumo nobile, e quindi io incentiverei questi consumi e direi ragazzi costa 5 te li do io, non direi devi rottamare la macchina e ti do i soldi per rottamarla, oppure direi vabbè rottama la macchina ma rottama anche questa roba qui. Ora se noi non insegniamo i ragazzi, cioè se non c'è la disciplina in senso di materia, alla materia, all'elementare e alle medie, e ciò che è educazione al cinema, educazione all'immagine, educazione alla vita televisiva, beh, siamo fuori, ma siamo fuori da anni, per cui non possiamo continuare a dire ah quella trasmissione fa schifo, non la guardare, no. Io devo decidere che quella trasmissione fa schifo e non la guardo. Io devo decidere che quella trasmissione ha la libertà di esistere, però non è libera di esistere nel momento in cui io non la vedo. Cioè non è libera verso di me. Poi è libera in assoluto. Perché io sono contrario, come sai bene, alle censure. Ora, il tema è tutto qui. C'è qualcuno che solleva in questo paese questo argomento? C'è qualcuno che sciopera perché al cinema ci vanno in 100 e non in 200? C'è qualcuno che dice ti incentivo ad andare al cinema? Perché facciamo le piazzate sull'opera lirica? Sull'opera lirica, sui registi, sugli sceneggiatori, noi siamo, voi siete tutti, potete produrre tutto. Il problema è chi vi consuma, e chi vi consuma deve capire, deve saperti consumare, deve essere in grado di leggere un film, deve essere in grado di leggere una trasmissione televisiva. Deve essere in grado di avere un'opinione critica sulla qualsiasi tipo di fruizione, di immagine, di trasmissione, di televisione. Questo è il tema. Perché se no esce uno, fa la trasmissione, vabbè, diciamo quello fa schifo. Ma chi? Chi distingue? I ragazzi non sono educati al cinema. No, questo è il detto. Cioè i ragazzi sanno come si fa un film? Non lo sanno. E se non sanno come si fa un film, come fanno a criticarlo? Perché decodificarlo, non solo fatto. Hai decodificato, criticato, ci capiamo bene su questo. Se i ragazzi diciamo questo è un gioco Lego, ma non sanno come si usa, come fanno a giocarci? Quindi la fruizione attiva del cinema, che è fondamentale del cinema, ma no? È fondamentale. Allora la cosa che dico Armando ha fatto per bene è che apre il dibattito, poi sulle cose che scrivi possiamo essere d'accordo nella cosa, è una cioè critichi delle cose in modo straordinario, però quello che andrebbe a questo punto, a partire da quello che tu sei riuscito a fare qui e quindi ad aprire un dibattito da per tutti su questo e dire, beh ragazzi, ma la vogliamo smettere
di discutere sulla produzione, su non abbiamo i soldi per la produzione, non abbiamo, dobbiamo spostarla anche un attimo sulla fruizione e sul consumo, che è su due livelli. Uno è sulla capacità di consumo, e quindi i 5 euro non li ho, però io il cinema lo voglio vedere, ok, ed è un livello. L'altro è 10 euro li spendo, ma non ci capisco un cazzo, scusate, e quindi a me nessuno mi educa, perché se io vado a vedere le schifezze che tu qua scrivi, no? Dici, ma quella trasmissione televisiva fa schifo, quella trasmissione televisiva è sbagliata. Quella trasmissione televisiva è sbagliata perché lo dici tu, che hai gli elementi, gli strumenti per dirlo, ma gli altri non ce l'hanno. Quindi andando a vedere quella trasmissione televisiva, sempre, perché non sono educati alla critica, alla opinione critica sulla TV, sull'immagine, sul linguaggio giornalistico, sul linguaggio dei media. Questo è il problema. A scuola sta disciplina, c'è o non c'è? Io non l'ho ancora capito. All'elementare non c'è. C'è. C'è all'elementare, non come diciamo, in autonomo, naturalmente. Ma se ce la metti? Ma ce la mettono gli insegnanti, poveretti. Cioè, l'educazione di macchina, no, poveretti, ci mettono l'educazione di macchina. Sì, sì, sì. Da quanto tempo passò? Ma io facevo il maestro fino a 20 anni fa. E c'è. Allora andiamo avanti. Alle medie c'è. C'è, perché io ho fatto il professore. E allora andiamo avanti. Andiamo male. È una disciplina obbligatoria. La matematica obbligatoria. È obbligatoria, deve essere l'educazione all'immagine, l'educazione alla filmografia. Ok, questi sono i passaggi, le cose serie da fare. Non è, cioè, a scuola, scusi, mio figlio, educazione alla filmografia, non la fa, educazione all'immagine, non la fa. No, è la volontà dell'insegnante, no, abbassare nei programmi, cioè abbassare è obbligatorio, come obbligatorio, non so se è obbligatorio la materia, spero di no. Diciamo che è obbligatorio la matematica, allora è obbligatorio l'educazione alla filmografia. Io devo essere un film cinematografico in miniatura, devo imparare a vedere il film, perché se no non lo utilizzo, non sono un fruitore di un bene culturale fondamentale, così come tanti ragazzi non sono fruitori di beni fondamentali che sono l'arte pittorica. Se non ci capiscono un tutto, ma come fanno ad utilizzarlo questo bene? Nessuno glielo insegna. Questo è il tema sul cinema e sulla televisione. Indipendentemente dalle ideologie, quello mi piace, quello non mi piace, quello è la fa Canale 5, quello la fa la De Laurentiis, eccetera. No, no, la gente deve essere educata e scegliere e saper scegliere. E sto film è accusato. Sto film è bellissimo, questa trasmissione televisiva è seria, questa è la storia. Ok? Grazie.